Ok, forse non tutti avranno sentito nominare questo film, dato che la fame interplanetare non la sentivo neanche quando io, ricercando tra i miei DVD, avevo trovato appunto questo film. Allora, cos'è la storia fantastica? È semplicemente un film che contiene molti, ma molti, molte cose che mi hanno riportato nostalgico, perché fa le parodie delle fiabe più famose, quasi tutte, perlomeno fa la parodia di, non so, per esempio, Biancaneve in parte, anche un po', no, ce n'è, insomma, ma veramente un film che ha delle gang studiate, dei personaggi incredibili, delle situazioni veramente coinvolgenti, ma non è un fantasy. Il problema è solo questo, che il fantasy, come si intende, non c'è, non ci saranno quelle cose che hanno fatto apprezzare il Signore degli Anelli. Non ci sono draghi che sputano fiamme con stregoni che fanno cose. È questo il fatto, che non ci sono cose esagerate. Il fatto poi è che il protagonista è Zorro. Ecco una delle tante parodie, per esempio.